Sì, dimmi. Allora, gentilmente mi risponde alla domanda sincera. Sì. Siccome lei il 3 di collante prenderà sempre una cosa negativa, una cosa di truffatore, che non so io, eccetera, eccetera. Sì. Ma lei ha avuto l'esperienza negativa, diciamo. In che senso lei avete preso questa idea che il trading online sarebbe sempre un truffatore? Il training, tracking? Scusa? Com'è che è tracking? Allora, non è che mi viene in giro delle parole trading oppure eccetera eccetera, perché lei ne conosce il trading online, perché abbiamo parlato anche ieri e ci siamo anche offesi contro di, sia lei sia io, ma ci siamo messi, diciamo, alla fine riusciamo a capire qualcosa insieme. Sì. Ma cosa sa pure di trading online che lei, cioè, dire sempre una cosa di una cavolata, no? Cioè, ci sono i tre fattori che non so io. Sì. Cosa gliel'ho capito? Lei ha avuto a fatto qualche volta tra di online, ha avuto delle brutte esperienze, non lo so. Lei diciamo, ha preso l'idea di negativo di trading online. Ma cos'è il training online? Sempre stiamo parlando di investimenti in borsa, dei mercati finanziari di trading online, in borsa. E cos'è? Noi siamo dei broker. Noi siamo dei broker. E cosa succede? Non è che mi fa lei o le domande che lei può darsi, non lo sa niente cosa vuol dire trading online. Perché lei lo sa benissimo. E non è. Mi senta? Sì, ti sento. Allora, cosa vuol dire per lei, diciamo, il trading online? Il truffatore, dove le mette lei? Ma penso che tu voglia dei soldi miei da giocare in borsa. Penso che tu vuoi dei soldi da me da giocare in borsa. Allora, quella che la voglio io ti spiego dopo, ma gentilmente mi risponde alla domanda che te l'ha fatto. Sì. Cioè, ogni volta ripeto io mia domanda, che lei mi riesce, mi risponde una domanda. Sì. Mia domanda. Sì. Quindi mi dica lei la risposta alla mia domanda, la voglio io da parte lei, da parte di lei. Sì. Quindi, come ti sembra di trading online per lei, diciamo? Cioè, ha avuto delle brutte esperienze in passata, che oggi si, diciamo, ti incazzata nero nel momento che senti il trading online? Sì, ma voi di dove siete? Io? Io praticamente ho lo stesso sangue come lei, però sì. Sono cresciuto all'altro in Inghilterra. Sei italiano tu? Sì. Italiano, di dove? Siccome lei è un poliziotto, lei lo sa benissimo, la nostra storia di quando è il tempo. No, di no, no, io non sono un poliziotto. Allora, non è che mi. Vabbè, sarà lei un poliziotto, non sarà lei, a me non mi fa paura, perché se io avessi la paura non è che mica ti chiamavo oggi. No, no, ma io non sono un poliziotto. A me non me ne frega di niente, anche se sarebbe un marsciallo, anche un giudice. Anche un giudice non te ne frega niente, ho capito. Allora, perché in questo lavoro sarà sempre con la regola e con la licenza, con tutto. Quindi non avrai paura di nessuno. Come lei lavora su una cosa, non avrà nessuno, hai paura di nessuno, anche io non ho paura di nessuno. Certo. Sto lavorando, assolutamente. Certo. Il trading online mi sembra che lei ha fatto, con più succede lei ha avuto le esperienze. Ma esperienza non ne ho fatte, perché ho visto tanta gente che ha preso fregature, che hanno rubato dei soldi. Gli hanno rubato dei soldi. Cioè, lei deve capire una cosa, sopra di tutto. Senta? Sì, sì. Sì. Lo sai cosa vuol dire console di Italia? Cosa vuol dire? Console. Corso? Gentilmente, quanti sarebbe per lei il tempo migliore, senza rumore, che lei può darci dentro qualche 5 minuti di parlare insieme con lei, sempre il tempo, quando lei c'ha il tempo libero?
Sì, ti sento, ti sento. Ti sento, dimmi. Ti piacerà lei, ti posso richiamare altro momento perché mi sempre è sempre un rumore, sempre non è che ti sento bene io. Quindi, c'è gente. C'è gente. C'è gente. Poi ti posso richiamare altro momento, diciamo, scegli lei un orario. Chiamami. Chiamami alle 2:30. 2:30. Oggi va bene alle 3? Sì, alle 3, sì. 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 Benissimo, alle 15 ti chiamo di nuovo. Sì, ok. A dopo, buon pomeriggio. Ciao, ciao. Salve. Niente, non ti mollano questi del training online, della Forex. Una cosa micidiale. Ti chiamano telefonicamente, non ti mollano più, sono peggio. Questi dovrebbero lavorare alle Iene. Comunque bisogna venirne fuori di questa cosa, di queste chiamate da Londra che vogliono farti investire i soldi. Non ti mollano, come avete sentito, non gliene frega niente di nessuno, di denunce, di cose. Una cosa pazzesca. Stanno devastando l'Italia, fregando persone di continuo, facendoli investire dei soldi, chiedendoti soldi. Una cosa terribile questo training online, questa richiesta di soldi da giocare in borsa, questa società Forex con sede a Londra, perché non puoi neanche rintracciarli, si spacciano per italiani con questo accento qui. Ecco, una situazione devastante. Dopo le 3 facciamo la seconda puntata e sentiamo cosa da dirmi, perché o cambio numero di telefono o non ne posso più, non ne posso più. Ciao.